12 anni dopo l'adozione del protocollo di Kyoto, il livello su scala globale dei gas ad effetto serra continua a crescere. Gli scienziati affermano che l'aumento costante delle emissioni di CO2 rende sempre più incalzante il rischio dei cambiamenti climatici. Si tratta per ora di previsioni basate su ipotesi e speculazioni. Difficile capire cosa accadrà realmente. I ricercatori parlano di un innalzamento della temperatura fino a 3 gradi. Tra le conseguenze, l'innalzamento del livello dei mari e piogge anomale. Ma cosa accadrà davvero? Euronews è andata ad Oslo, Norvegia, dal dottor Pål Prestrud per cercare qualche punto di orientamento tra le molte speculazioni sull'entità e sugli effetti del presunto cambiamento climatico. Prestrud, che ha studiato in modo particolare gli ambienti del Polo Nord, è direttore del Centro di Ricerca sul Clima e l'Ambiente di Oslo e su questi temi è consulente del governo e di alcune ONG. Il fulcro di tutto questo discorso sono i rischi che corriamo, è così? È una grande partita tra l'industrializzazione e l'esigenza di arginare i cambiamenti del clima. Come portare avanti questa scommessa? Non si può dire in dettaglio. Sappiamo che stiamo aumentando i livelli delle emissioni di gas serra. Siamo abbastanza sicuri che queste stanno agendo sul clima e prevediamo dunque cambiamenti climatici, circa 3 gradi a livello globale. Quale sarà l'effetto di questo aumento sulla temperatura globale? La maggior parte degli scienziati dice che avremo dei pericolosi cambiamenti del clima se la temperatura salisse di 2 o di 3 gradi. Questa risposta si giustifica con i rischi di penuria di cibo e di acqua. In molte parti del pianeta si avrebbe una forte desertificazione e siccità, per lo più in aree dove cibo e acqua già scarseggiano. Quindi in questi casi il rischio è l'aumento della fame, con la conseguente ricaduta su conflitti e flussi migratori. E poi c'è il tema dell'innalzamento del livello dei mari. Un gran numero di infrastrutture nel mondo è collocato nei pressi delle coste. Ci sarebbero molti paesi, in particolare quelli con le coste basse, in seria difficoltà. Se i mari si innalzassero di mezzo metro o anche di un metro o più. That we will really have big difficulties with tackling this if we have sea level rise about half meter or more than a meter too, of course. Lei ha detto che l'innalzamento della temperatura di 3 o 4 gradi potrebbe anche determinare delle ondate di calore, come quelle che si ebbero nel 2003. Heat waves, eccetera, such as we had in 2003. L'ondata di calore del 2003 nell'Europa centrale, in Francia e Svizzera, causò una caduta della produzione di cibo pari al 20 o 25% e lo sviluppo della vegetazione naturale subì uno stop del 30% soltanto in un'estate. Il mese prossimo a Copenaghen si terrà la conferenza dell'ONU sul clima. Tutto il mondo dibatterà su questo argomento. Pensa che si riuscirà a trovare un accordo? Sono sicuro che non si troverà l'accordo di cui abbiamo bisogno, ma speriamo almeno che ci sia un consenso di massima che possa prevalere dopo Kyoto e che emerga la volontà di continuare i negoziati. Una chiave per il lucchetto che c'è ora sono gli Stati Uniti, ma il presidente Obama ha bisogno di una piattaforma prima di impegnarsi a livello internazionale. E può l'America fornire al mondo la leadership di cui c'è ora bisogno? Sì. È l'unico paese che può avere questo ruolo? No, non è l'unico paese, ma è la nazione più importante. C'è anche l'Europa con la sua politica. L'obiettivo al 2020 è di ridurre del 20% le emissioni, grazie a un 20% in più di efficienze energetiche e di utilizzo di fonti rinnovabili. Non credo che l'Europa andrà oltre il 20% e forse neppure raggiungerà questo traguardo, se gli Stati Uniti non saranno d'accordo. Lei è ottimista? Sì, lo sono. E perché?
Perché credo nelle persone, credo nei nostri sistemi democratici. Negli ultimi 3-5 anni ci sono stati dei cambiamenti significativi nei comportamenti e negli indirizzi politici, affinché questo tema fosse posto in cima all'agenda politica. Tutto dipende da quanto siamo in grado di mutare le attitudini, le politiche e il modo di pensare. Non sto sottovalutando questa sfida. È una sfida enorme. Si tratta di avere la meglio su interessi economici forti. È una questione di potere tra nazioni e regioni, tra interessi privati. È una situazione politica estremamente complessa da contrastare, ma abbiamo gli strumenti e la ricetta e sappiamo cosa fare.